Ma sarò stronzo io a pensare che, voglio dire, che sia, mh, come dire, fuori da qualunque logica ogni tempo un discorso sulla normalità dell'orientamento sessuale? Cioè, Sarò stronzo io, quello. Quando mh, attraverso sulle strisce qualcuno passa mi chiedo Boh, forse sarò stronzo io, perché... <ride> Lino Guanciale, benvenuto, grazie per aver partecipato aderito a Caffè Scorretto. Grazie, grazie caffè a voi. Caffè Scorretto, perché non abbiamo i fondi per offrire il caffè alle persone, <ride> quindi è scorretto. È scorretto. È l'unica scorrettezza che c'è. Certo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: non so se hai saputo, questa ti può cambiare. Lo shaka, questo gesto qua, ah, okay. è diventato il gesto ufficiale delle Hawaii. Ah. Non so se ti cambia qualcosa Nella tua percezione artistica No, intanto mi cambia Che io cosa fosse lo shaka Non lo sapevo e quindi già... già questo mi ha cambiato moltissimo Perché ogni tanto lo faccio E so che mi devo vestire da hawaiano allora, vale. Ma scusa Tu quanti anni hai? Si può dire? Oppure... Sì, sì, si, si può dire eh, 44 Wikipedia dice la verità In questo sì, caso qu sì, sì, quando, sì. quando eri bambino Non facevate questi, questi gesti? Hey, hoi hey. Guarda, all'epoca mia Lo, lo facevamo per prendere in giro Quelli che gli piaceva imitare eh, I blog black in America, black America esatto. black Quei belli blocchi dei quartieroni eh, dove si faceva, poi ho capito che invece è diventata una cosa seria. Ma la sono dell'epoca precedente, quella in cui ancora si scherzava su Halloween. Per ah, dirti eh. prima che poi diventasse festa nazionale, ma... anche da noi, aia Torna, Alberto, Alberto, un ciccinino sono... di polemica. Io qualche, qualche, qualche rigurgito di. La colonizzazione americana ti è rimasta qua. Sì, eh? qua proprio non, non, non va via. È il piano Marshall no, che ci ha rovinato, stato Sempre in debito, sempre in debito. Sempre. Ma tu andavi in giro con l'autoradio al quartiere Alessandrino su, su la, <ride> con la musica per fare un po' il coatto? No, ma semplicemente perché se ci andavano in giro me la rubavano subito quindi non. Beh sì, perché poi io sono arrivato nel quartiere da adottato, ero introdotto dal fatto che ci viveva mia mamma, la sua famiglia, poi io stavo ancora più in là, stavo proprio a Torbella Monaca. Però c'erano cose e cose che mi potevo permettere di fare, insomma. Eh... Ma tu eri, 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 il, eri il bullo o il bullizzato, se no, dovessi sì. dire, poi magari non è successo nulla. Sempre bullizzato. <ride> Modestamente. Eh, lo rivendico con orgoglio. <ride> e me ne vanto. Come diceva. <ride> Leggevo un tuo collega Fabrizio Gifuni. Eh, oggi, aspetta, me la voglio mettere, voglio leggerla. Allora, il comune di maglie ha usato per errore l'immagine dell'attore Fabrizio Gifuni nei manifesti in memoria di Aldo Moro. È geniale! <ride> Cioè, missione compiuta per l'attore Givuni. Beh sì, lui, eh, Bellocchio. <ride> esatto, il casto, vuol dire il trucco, che hanno tutti. fatto bene. Beh, sì, sì. sì. Com'è il tuo approccio a un personaggio? <ride> cioè, tu quando arriva al copione, che fai? Prima ti metti paura? Sempre. Io prima di arrivare ad aprirlo, un copione devo combattere con una vocina dentro di me che mi dice ma tu veramente l'attore vuoi fare? Tu dici, è passato un po' di tempo, no? Ah, esatto. C'è cioè, ancora un certo tipo di, riconosci di riconoscibilità eh, No, quello c'è sempre. Quindi c'ho quella prima fase, poi la seconda, mh, Madonna mia, è lungo. Oddio. La sindrome dell'impostore quella si chiama? Eh? Sempre, sempre, l'ho contratta, la detengo, non è contagiosa, però <ride> si divulga e poi quando lo, lo, lo apro la prima cosa che verifico è se mi sorprendo se per un momento divento soltanto un lettore se per un momento divento soltanto un lettore se sospendo ogni giudizio sul mm. ah non mi sta troppo addosso questa cosa ah questa cosa la fare così o cosa. se mi dimentico che sto facendo per lavoro vuol dire che, che è giusto però no, ci stanno diversi tipi di approccio no? parliamo della nostra scuola cinematografica meravigliosa i Mastroianni volontè no? che però proprio i due avevano un approccio differente è abbastanza no? sì. mentre Mastroianni era come dire sempre perfetto se stessamente, sì, stess esatto, <ride> graniticamente, <ride> <Graneticamente> se stessamente, <ride> per usare albanese. Me, eh, volonté, come dire, partiva da dei dettagli. Mi ricordo sì. in un'intervista disse: oh, Sono partito dalle scarpe strette stavolta. Sì. no? E poi, anche un po' più intimamente all'americana maniera. Uh, tu c'hai un. Che metodo usci? Quello era... in <ride> <un> metodo c'hai? <ride> che... Tu vai, mai <ride> fatto? No, a me deve scattare eh, l, l, quello che mi succedeva da bambino quando leggevo un testo, un libro, un romanzo. Che fosse teatro, letteratura, narrativa, era lo stesso. Cioè, se a un certo punto si apre il teatro della mia testa e comincio a desiderare stare in piedi e agitare le varie voci che ci sono dentro il testo, vuol dire che sto già facendo un passo verso quello che devo fare. E poi da lì io mi diverto a inserire e contaminare eh, strade diverse, da quello che si può chiamare metodo, cioè un'immersione emotiva di te no? dentro il personaggio per travasare come per osmosi cose tue dentro quelle della figura e confonderti con essa ha degli schemi più tecnici, che però mi vengono da, dall'impostazione brechtiana che ho dato tanto al mio lavoro. Cioè io ho bisogno almeno di una finestra in cui non dico che giudico quello che sto facendo, perché quello cerco di non farlo mai, mai mai, perché è proprio il primo errore che fai, giudicare un personaggio che fa è buono cattivo, è, è sbagliato. Però una finestra in cui dico, ecco, qua serve straniare, cioè fare una sterzata e aprire una finestra per il pubblico che sospenda il gioco dell'illusione. Uh, desidero sempre che ci sia ancora una andare un fascia. po' sopra le righe se possiamo dire sì, un momento in cui sia evidente agli spettatori ah ok, quindi non sono nella reggia di Elsinore cioè del mestiere a spiare quello che succede sono nella platea del Teatro Bellini e sono in mezzo a altre persone che come me hanno scelto oggi il 9 maggio di venire a teatro ecco, quello mi sembra una cosa utile nel nostro lavoro allora è l'anniversario oddio potrei fare uno strafalcione fammelo fare un centenario la Duse è morta un cent'anni fa all'incirca Può essere sì, 150. Parliamo attorno a queste cifre. And, sì. Andate in caption, sì. scriveremo meglio. <ride> <ride> ma insomma, è, ed è lei che poi è stata, come dire, la rivoluzione dell'arte sì. recitativa. Ed è italiana. Questo non per dirti cosa pensi della Duse, anche se se me lo vuoi dire mi fa piacere. Ma. Come sta messa sta recitazione italiana? Come sta messa la percezione del cinema, visto che ne fai, e anche del teatro italiano nel mondo? Io credo che uh, siamo messi molto meglio di quello che crediamo. Cioè siamo portati a essere estremamente autosvalutativi, estremamente autocritici, delle volte decisamente fuori posto. Noi abbiamo una scena, anche, diciamo così, underground, uh, teatrale che ancora esiste, pur, uh, pur faticando, che forse continua, anzi a essere la più viva, creativa, almeno uh, dell'Europa, anche perché altre latitudini non ha neanche senso parlare di, di controcultura teatrale. E abbiamo grandissimi attori e grandissime attrici, abbiamo un modo di maneggiare i testi e lo stare in scena che continua a essere in primis il nostro. Noi non ce ne rendiamo conto, ma la storia uh, del nostro fare teatro, che dura da, beh, in epoca moderna da 600 anni, viene prima di noi e ci attraversa. Quando un attore o un'attrice italiana va in scena, inevitabilmente si porta dietro di Arlettino, certo. eh, Zacconi, eh, Laduse, eh, si porta dietro eh, ormai Volontè, anche se neanche sa che sono esistiti. E questa cosa è una ricchezza enorme bisognerebbe che cercassimo noi di aprirci al pubblico e di raccontare che cosa cos è stato e che cos'è il nostro teatro poi il nostro cinema ehm, ma in primis il nostro teatro e cosa sono state i nostri, le nostre attrici e i nostri attori perché cambia la percezione complessiva quello è il, un po' il, il tema vero ci percepiamo molto al di sotto di quello che in realtà siamo tu sei un attore molto empatico una persona molto empatica qual è il tuo superpotere? l'empatia? <ride> <ride> se dicessi guarda in Italia fermatevi tutti qua che questo lo so farei cioè la matriciana, <ride> esatto. la la so fare io Amigiana, tra l'altro sono cintura nera di matriciana con questo cognome direte voi che volevi fare anche per quello perché sai guarda eh, mi sono motivato. trattenuto per farti la domanda Apprezzo su quel anche io grazie e, no, credo che in effetti questo sia una prerogativa cioè io sono sempre stato un grande ascoltatore prima ancora che un parlatore <ride> Ho sempre amato molto ascoltare, mi piace raccogliere storie, mi piace anche spiare da un certo punto di vista i dialoghi degli altri e in generale anche da ad adolescente ero un po' il confessore o la spalla di, degli amici. O Ma eri quello amiche. che suonava la chitarra nel falò e non faceva il sì, rimorchio? Anche. Okay. Sì, sì, è chiaro che gli altri stanno ubriachi, <ride> tutti ubriachi per solitudine, gli altri invece per, <ride> per vogliardie e divertimento. Però ecco, questa cosa in qualche modo credo di portarmela addosso anche nel lavoro che faccio adesso. Ti volevo fare una Domanda simpatica che ti farò: anzi, dovrei dire che è simpatica per certo. ti piacere, che ti ho visto e allora ho studiato qualcosa e ho visto che hai fatto una performance a Sanremo che me l'ero persa, sì. cioè <ride> hai cantato sul palco di Sanremo con Amadeus. Sì. Ora, la domanda simpatica è: ora che è andato alla 9 di Sanremo, vi siete parlati, ti ha chiesto qualcosa? <ride> eh, Amadeus se n'è andato e a te non ti cambia nulla. No, a me spiace tanto perché credo che abbia fatto un lavoro splendido lì. Un grandissimo lavoro. E ci siamo sentiti ci sentiamo con una certa regolarità con le messe in onda io gli faccio sempre i complimenti per le cose che fa e Ama sempre risponde no è una persona che ha non è uno spot pro Ama, ama e contro qualcuno perché ce lo siamo perso sulla tv pubblica però decisamente genuina, credo che sia la forza anche del lavoro che è stato fatto lì. Però ho visto una persona, no, tu sei una persona mh, quotidiana, e questa è anche una tua forza, no? Entri quotidianamente sul parco di Sanremo e poi canti i Bitos a Napoli dicono con la cazzimba, cioè, PAM! <ride> si esplode, <ride> si accende no. il guanciale. Ma quello era per la reazione. Ma eh? eri, eri emozionato? Ero molto emozionato. Eh? Io poi sono sempre emozionato perché andando in scena sono terrorizzato, terrorizzato. Guarda. Io ho cominciato a lavorare con Gigi Proietti. Che era terrorizzato prima di andare in scena, lui, noi, ragazzi, noi ragazzini non ci potevamo credere, gli diciamo: Oggi, oh se Gigi Proietti, se ti vengono a rubare a casa i ladri, capiscono che è casa tua, ti lasciano una lettera di scuse, cosa che è veramente successa? Ma veramente? Sì. E lui diceva: No, io sono terrorizzato sempre, fra l'altro, ve lo dico: se prima di andare in scena non ci avete paura, fatevela venire. Che è importante, <ride> è importante perché è l'unico modo per avere veramente rispetto di quello che devi fare, del pubblico, di te stesso, cioè, se hai quella paura giusta. Eh, quella ti motiva a fare bene? Io ne ho incubata tanta perché sono stato due ore nei camerini lì a Sanremo ad aspettare oh, perché mia. gli orari sono sempre sì. molto labili della, <ride> della scaletta. E quando sono andato là avevo del carburante in termini di, di terrore ma neanche fortissimo. la voce ha sgranato. Ho visto no. il maestro che, con grande dovizia, ha fatto. Uno, proprio e esatto. non, non mi tradire, non mi tradire, eh, l'abbiamo provata. è fatto. un attacco anche levare, non fare che poi. come fai a imbattere che il esatto. è un... cioè, Però sì, il terrore... terrore: con le virgolette, però, una certa paura è proprio il carburante giusto per fare bene. Hai tatuaggi? Se sì, ne uno. Perché Banksy? <ride> Ma sai, io in realtà volevo tatuarmi Banksy. Da, da moltissimo tempo, io ammiro molto il, il suo lavoro da, da sempre. E mi sono deciso a 40 anni perché mia moglie mi ha fatto questo regalo e allora ho detto: Beh, se sono a 40, almeno uno, e che sia quello lo, lo prendo. Perché questo lanciatore di, di fiori, che è una, non una parodia, ma un rovesciamento del di un lanciatore di Molotov classico, secondo me racconta benissimo qual è la missione e la responsabilità degli artisti. Eh, cioè, noi dobbiamo militare, noi dobbiamo prendere parte, noi dobbiamo essere schierati in qualche modo, però dobbiamo ricordarci che l'arma che usiamo è eh, un incantamento intelligente: è quello che dobbiamo riuscire Ma a fare. Sai scrivere. che io ho un tatuaggio sulla spalla destra, tu destra? Destra. Anche me me l'ha regalato mia moglie. <ride> No. e per me ha un grande significato e c'è un qualcosa di Don Quixote perché è il mio idolo invece più Don Quixote non ti invito a spogliare la spalla <ride> se no andiamo sul Pride <ride> esatto. e non è quello il tema al momento lo faremo in una, faremo prossima. In una prossima intervista <ride> che già lanciamo adesso senti invece uscirà tra breve il 3210 della Nokia te lo ricordi? come no? lo rifanno dopo no, 25 anni eh, io lo sapevo che succedeva a, a un certo tempo. punto sì. perché sì. ti rompono certe eh smart, dai, smart ecco. cose esatto. sì, sì. bravo volevo Devo parlare con te. Cosa ne pensi? Questo si chiama. I dumb phones si chiamano, cioè i, 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 i telefoni stupidi, quelli certo. che hanno solo accendi, spegni, ah. telefona e un messaggino. Adoro. Tecnologia e lino. Eh, proprio due cose che vanno così parallele. Ci guardiamo per lo più in Cagnesco. <ride> non ci salutiamo mai e andiamo avanti per le nostre strade Fantastico. quindi io sono proprio quello là quello, e il <susurra> i Fonsi allora, ti Dumf regaleremo non è vero eh? ti regaleremo <ride> no. un Nokia a breve da 3210 vi prego sì, ti prego, sì. Garrone, si inverte la tendenza Garrone ha sbancato a Donatello l'hai visto io Capitano? sì ho visto piaciuto? ho visto la cerimonia io penso che sia un film che mh, guarda Credo che abbia un, dei grossissimi meriti, credo che sia facilmente strumentalizzabile da chi fa orecchia alla mercante. Mm. Per cui è facile prendersi la bandiera. No, per, per orgoglio italiano, per mille motivi che adesso non sto a, a individuare e perché non racconta quella non arriva a raccontare quella parte che è veramente scomoda sulle nostre responsabilità, sull'accoglienza, okay. l'inclusione e qui parla il testimone all'UNHCR però il merito enorme di Garrone, oltre a quello di aver fatto un gran film è quello di essere andato lì, di avere ribaltato per un po' il punto di vista per noi spettatori cioè quel viaggio lì, da parte di chi lo fa, di cosa è fatto come, come è vissuto e come è visto. Se è l'inizio di una strada e di un rovesciamento culturale, allora ok. Se diventa la bandiera, diciamo così, per, per chi dice: beh, vedete, anche oggi 2024, con l'Italia, con il, che ha il governo che ha, riusciamo a parlare di, di stranieri e migranti, ecco quello non va bene. Ma non è una responsabilità di Carrone, ovviamente. E eh, devo dire, eh, tu sei molto. Tu sei schierato? Eh, sì. L'attore politico? Anche? L'attore è sempre politico. Il tuo corpo è politico? Beh sì, uno. <ride> Due, se vai in scena, sei di fronte a delle persone, parli a loro e per loro. Puoi decidere di non parlare di politica, ma già questa è una decisione politica. Cioè è inevitabile che chi sta davanti a qualcuno faccia un gesto politico. Secondo me quello che è giusto è parlare con le persone senza tacere i propri, le proprie posizioni ma nella maniera più trasparente e cristallina possibile, magari citando delle fonti. <ride> per degli altri... non dire no. cose così. <ride> ecco, e era Gramsci, parte, parte, eh, sì, sì, sì. Era lui, esatto. il concetto era il suo. Prendere parte è necessario, poi si può parlare di tutto con tutti. Per esempio, per parlare di cose profonde, il Met Gala di New York l'hanno fatto adesso, <ride> è andata in, in, in onda tutta questa storia, va molto il nude look. Sì. Allora, finché vedi una donna che ha una trasparenza, cioè un... ma lì era un overdose di, di trasparenze, sì. eh, come ti poni, non, non nei confronti delle trasparenze, né nel new look, ma come ti eh, nella, nelle metriche della vanità in questo eccesso di, non so se neanche più è narcisismo, è un mi si nota di più se mi metto da una parte. Oh. Io sono più di quella scuola. Eh. Sì, se, se, se non vengo proprio... Non vengo proprio. <ride> <ride> esatto. esatto. No, ehm, come dire, sono laboratori di anticipazioni, di tendenze che in un certo senso io, da un certo punto di vista, mi, mi, mi auguro che rimangano un po' nella, 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 nel, nel gabinetto delle idee, ma per un motivo molto semplice. Cioè, Uh, la fluidità è l'epoca in cui viviamo e io ne sono un assoluto fan uh, io se trovo un bagno senza indicazioni tra uomini e donne sono soltanto felice uh, tutto il discorso della uh, gender culture della, della, del, della necessità di colmare il divario che abbiamo con altri paesi ma anche dentro noi stessi nel no? considerare il maschile e il femminile oggi è sacrosanto ed è tempo dello Spa. A qualcuno non piace? Benissimo, non sarà una soluzione giusta? Bene, ma è un segno. È il segno che dobbiamo, siamo davanti alla responsabilità epocale di riguardare le nostre parole, il nostro linguaggio, per renderci noi uomini e donne migliori. Ecco, l'overdose di nude, certi eccessi eh, di, di laboratorio da, da moda, restano esibitivi eh, e basta e non aggiungono nulla, io credo, a questo tipo di... Di concetto o concept, se vuoi. Sei meraviglioso. Eh? Aspettavo che, che <ride> dicessi una cosa del director. Quasi è lo uh, scadere io. Su Reddit, che è un'app di social molto da giovani, immagino, la conosca. Ne ho sentito parlare. Esatto, c'è una pagina <ride> che da dieci anni imperversa forse la più seguita, che si intitola Am I an Hassle? io voglio chiedere, ma tu? Da qual e, e ognuno si confessa, si chiede proprio: ma sarò uno stronzo io nel fare questa cosa? ti dico che gli psicologi hanno analizzato tutti i feed delle sì. risposte e ne hanno tratto un bellissimo pentagramma un bellissimo come si chiama scheda carta d'identità della società tu in che cosa ogni tanto ti sei chiesto ma sarò uno stronzo io <ride> che, se beh, dovessi pubblicare un post su quella cosa beh devo dire sì io Me lo chiedo spesso, me lo chiedo spesso quando sento parlare qualcuno. Beh, capita soprattutto nei talk politici, evidentemente. Che, ma sarò stronzo io a pensare che, voglio dire, che sia, come dire, fuori da qualunque logica ogni tempo un discorso sulla normalità dell'orientamento sessuale. Cioè, Sarò stronzo io. Quello quando mh, attraverso sulle strisce qualcuno passa, mi chiedo: boh, forse se lo sta io. Perché <ride> chiaramente <ride> sarà ma... meglio sì. Però ecco, per me l'assurdità dei due comportamenti è esattamente sovrapponibile. Solo che ecco, chi mi investe sulle strisce di solito non lo nelle... candida alle europee. Invece qualcun altro, sì. <ride> Ottima Però... questa ultima sì. domanda, tu sei padre? Sì. Quanti figli, uno, due? Uno uno di due anni e mezzo. Lo vedi poco, lo vedi molto? No, lo vedo molto. La cosa che più ti piace condividere con lui? <ride> eh, dai, devo farlo un momento nostalgia, un momento. No? Beh, sì. Ehm, a, a parte i, tutti quanti i suoi giochi, da quelli più cioè, macchinette a strusciare per terra e sbavare, non so come dire, certo. quelle estemporanee, fissa del momento. Eh, a me piace enormemente che sia molto curioso per, nei confronti di quello che io e sua mamma facciamo, che si tratti del nostro lavoro, delle nostre abitudini, leggere, o, eh, è molto curioso di tutto e, e questa cosa è, è bella, cioè, mh, mi spinge a continuare a esserlo. Grazie per aver partecipato Scorretto. Ciao, Vino, a Caffè Corretto, ciao a grazie benedetta. a voi.